L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccoci, professore, buongiorno. Eccolo. Dunque, partiamo subito con pagina 21 del giornale che effigia questa elegantissima, eterea, fantastica Sabrina, la quale scrive: io e il mio Vittorio, erotici anche senza sesso. Un articolo di Sabrina Colle che mi sono bevuto questa mattina, un articolo alto che naturalmente descrive quanto noi andiamo poi tratteggiando nel corso delle nostre conversazioni. Bellissimo, bellissimo, le faccio molti complimenti da parte nostra. Ma l'argomento non è questo della dolce antilope che accompagna il professore. L'argomento è che il professore dice: le primarie del PDL sono già in atto, di fatto, il dopo Silvio è già iniziato, il dopo Silvio sono io. Questa è la bomba di questa mattina, caro professore. Ah sì? Sì, è lei, è assolutamente lei. Scende in politica, dunque. Dove l'avete letta? L'abbiamo letto su affariitaliani.it. Questa è una intervista che lei dovrebbe, a questo punto, uso il condizionale, aver rilasciato. Addirittura, sì, sì, non, sì, non avevo consapevolezza. Non ne ha avuta consapevolezza, però questo dicono appunto. No, io mi ricordo una intervista rubata con, sì, un improbabile giornalista del Fatto. Eccoci. A Tele Lombardia, sì, dove io mi mantenevo così molto olimpico, e a un certo punto, parlando delle questioni giudiziarie, cercavo di dimostrare l'inesistenza di La Vittola, che ho ripetuto 20 volte a voi, sì, e questo qua ha tirato fuori Previti. Dico, ma cosa c'è? Cioè, non è che ogni volta si tira fuori una cosa diversa, se parliamo di questa cosa specifica, non è che voglio il salvacondotto per l'immunità totale per Berlusconi, faccia quello che deve fare, vada nei processi dove è imputato, non vada o non debba essere chiamato a rispondere di una cosa che non esiste, sono almeno due, una è l'estorsione che non ha, ha subito, e lo dichiara lui, lo dichiarano gli altri, quindi i due elementi chiave si dichiarano non in ordine alla cosa che viene loro elevata, e d'altra parte la concussione, non so cos'altro, minorenne, quelle balle per Rubi, che dice che non è stato detto con lui, lui dice che non è stato detto con lei, cioè sono dei processi basati sulla assenza di parti lese che si dichiarino tali e chiedano risarcimento. Perché si fanno questi processi allora? Ecco il fumus persecutionis, è evidente. Se io ti dico che non devo chiedere niente a Berlusconi, non sono sulla parte lesa e che non mi ha scopato, sì, e anzi mi ha dato dei soldi per liberalità, e se io ti dico che mi ha dato dei soldi perché ero bisognoso e non gli ho fatto nessuna estorsione, lui conferma questo, perché faccio il processo? Lei me lo deve spiegare. Cioè, occorrerà che lei lamenti che l'hanno rubato in casa. Cioè, a lei non rubano niente in casa, lei non denuncia quello che le hanno rubato, sì, e si apre un fascicolo contro suo cugino perché le ha rubato in casa. Come parla, guardi, questo è il quadro, ci siamo in un quadro surreale. Sì, siamo alla, cioè, follia. Noi perseguiamo un reato che nessuno ha denunciato e che non c'è. Cioè, lei liberalmente regala tutti i libri della sua biblioteca a me, sì, io la ringrazio, e io vengo indagato per estorsione, e lei perché io le ho rubato i libri che lei mi ha regalato. Ma le pare possibile? No, non questo lo è il quadro. Non lo è, allora, sì, in questo quadro io faccio una conversazione spiegando questo sul caso La Vittola, sì, e mi tirano fuori Previti. A quel punto ho messo sul telefono. Nel frattempo, però, prima di arrivare a questa cosa, un mio uomo che era lì racconta che, conversando con me, io ho indicato una possibilità, ove questo avvenga, l'altra parte l'ha fatto Scalfarotto, io stesso, vabbè, no, ho detto, beh, se fanno le primarie nel PDL o nel centrodestra mi candido. La cosa è apparsa una clamorosa notizia a questo giornalista e io l'ho confermata. Dopodiché non escludo che mi abbia chiamato Affari Italiani e mi abbiano chiesto la politica italiana, come andava a finire, e io, ricordando l'intervista, ma non mi ricordo veramente questo detto direttamente ad Affari Italiani, abbia detto: se ci sono le primarie mi candido. Beh, voglio dire, anche qui l'uovo di Colombo, cioè o io mi ritiro a fare Cincinnato, sì, oppure cerco di dare un destino all'amica russa che è davanti a me, questa ragazza Nicolina, che, sì, deve, si chiama Nicolina, deve trovare qualcuno che si occupi di lei. Nicolina, un avvertimento, attenta al chewing gum, chiusa la parentesi, sì?
è qui davanti a me, deve, sì, cioè, dobbiamo trovarle qualcuno che si occupi di lei, una brava ragazza, elegante. Penso che Nicolina, ma l'abbia già trovato Nicolina chi si occupa di lei. No, io mi posso occupare di quelli che si occupano, cioè, no, io sono come dire, io non sono un occupante, è ovvio. Io sono un segnalatore, un uomo che indica gli orizzonti, certo, che indica delle prospettive, certo. Quindi io per esempio gliela manderei, perché la voce di Nicolina Russa per radio, sì, adesso anzi gliela passo, secondo me potrebbe essere una buona cosa. Sentiamola un attimo, facciamo già un piccolo test radiofonico. Nicolina? Sì. Nicolina, buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi stiamo facendo con lei, attraverso il professor Vittorio Sgarbi, un test radiofonico per capire se lei sarà idonea poi a lavorare all'interno della radio del professore Vittorio Sgarbi. Questa ormai è la sua, Radio Yes. Lei lo farebbe, Nicolina? Ah, oh sì, perché no, però è in questo momento? No, in futuro, in questo momento in futuro, no, sì, dovremmo, sì, prendere degli accordi, dovremmo, perché lei è già idonea, noi la riteniamo già idonea come qualità di voce, ecco. Perfetto. Va bene, senta, ma una curiosità, lei mangia chewing gum, lei usa masticare chewing gum? No. Ecco, questo è già un altro bel vantaggio, sì, un altro bel vantaggio. No. Va bene. La ringraziamo, Nicolina, eh? Ok, grazie, le passo il Vittorio. Professore, sì, grazie. No, è idonea, professore, totalmente. Lei capisce, qui queste voci così incantate che assolutamente vengono da luoghi remoti, da Mosca, che cosa dobbiamo fare? No, farle lavorare con noi radio e mandarle subito qua dal suo Sancho Pancia, ecco, che sono io, capito? La manda qua e la sistemiamo. Ecco, detto questo, perché siamo arrivati alla Nicolina? Arrivati a Nicolina perché siamo partiti dal fatto che lei scenderà in politica. Questo lo scrive Stefano Golfari, ma senza ombra di dubbio, no, riportando delle sue dichiarazioni. No, ma la Nicolina, non so perché abbiamo parlato di te, parlavamo lei diceva, io sono un individuatore di soggetti femminili e poi li dispendo, non li penetro, non li posseggo, ecco, non entro in loro. Ecco, per entrare entro anche, ma non... Ecco, appunto, sì. Rapidamente ne esco. Appunto, sì. Però dice, poi le colloco, faccio del bene, ecco, sì, sono un benefattore, ecco, in questo senso, via. Questo parlavamo. Aspetti che ho il presidente della Sicilia, un attimo. Sì, sentiamo. Passo di nuovo a Nicolina. Sì, Nicolina. Ecco, eccoci Nicolina, ci parli un po' di lei intanto che il professore parla con il presidente della Sicilia. Che fa lei in Italia adesso? Di cosa si occupa? Allora, io ho 10 anni in Italia, adesso occupo di... faccio videoproduzione, sono produttrice e regista. Sì, bello. E diciamo organizzo eventi. Ma lei proprio per noi è l'ideale. È l'ideale perché praticamente fa produzione. Noi qui siamo un gruppo enorme di televisione e di radio. Quindi lei potrebbe essere quel valore aggiunto atto ad impreziosire già una grande realtà, capito? Sì, comunque potrebbe essere interessata? Sì, molto. Senta, che misure ha Nicolina? Questo non perché siccome dovrebbe parlare poi con il nostro editore Emiliano Sagasta, che non è proprio un gigante, potrebbe impressionarsi al suo cospetto. In altezza? Sì, ecco, non è proprio quel... Allora, 1,70 m. Sì, poi? Poi... 60, 90, 60. Lei praticamente, Nicolina, non è una donna, lei è un progetto di, come dire, perfezione, capito? Perfezione. Adesso lei incontrerà il nostro Sagasta per vedere appunto se ci sono i presupposti ad una collaborazione, capito? Mm-hmm. Lei è interessata? Lei capita a Roma spesso, Nicolina? No, a Roma poco, perché io abito a Milano, però ci possiamo organizzare. Hai voglia se ci organizziamo, non c'è dubbio. L'importante è che lei non mangi chewing gum, ha detto proprio che non... No. Questo è fondamentale, per i rapporti futuri. No, non mangio chewing gum. Bene. Questo che mangiano chewing gum, che possono combinare? A volte possono lasciare delle tracce quasi indelebili, con dei fastidi, eccetera.
intendo che le lasciano a destra e a manca. Noi stamattina abbiamo parlato, per esempio, a Roma, che c'è un problema di chewing gum che vengono gettati per terra, no? Quindi lei può, ha capito, Nicolina. Ma lo sente come ride Nicolina? Eh? Oh signore, quando fa. Poi fa. No, allora. Così è una cosa brutta. Il chewing gum è una cosa terribile, quello che esiste. Quello che ha fatto creare gli americani per. Certo. Per fare portare denti via. Brava. Invece a Mosca niente, proprio chewing gum zero, No, a Mosca c'è una grande industria di chewing gum. La chewing gum è dappertutto. Sì, la chewing gum è dappertutto. E beh, poi sa tutto quello che è commestibile, tutto ciò che è orale, poi lei può capire che può a volte ingenerare anche delle difficoltà. Ma insomma, ecco, noi siamo qui a parlare di tutto quello che potrebbe essere un divenire, ecco, di rapporto, di collaborazione con lei, cosa questa che ci riempie di felicità, Nicolina, capito? Va bene, allora va bene. A questo punto ci mettiamo in contatto con il professore. Netto. Evviva Nicolina, evviva. Grazie. Viva Italia. Viva Italia, viva la Russia, viva Nicolina. Viva Italia, viva la Russia. Tutto, evviva. Ok, allora adesso lo ripasso. Grazie. Professore. Grazie mille, grazie. Eccolo, abbiamo stabilito dei rapporti eccellenti con Nicolina. Sì. Però non ho capito perché siamo arrivati a lei, perché eravamo le primarie, come siamo fatto arrivare a lei? Perché con lei è un arrivare in ogni dove, in ogni momento, no? Quindi parlavamo di. Però non ho capito il passaggio logico. Lei era davanti a me, io stavo dicendo le primarie, mi sono sembrate. Sì, poi per, no, il passaggio logico è per levarmisi dai coglioni lei a me, ma ha passato la Nicolina, continuava a parlare. Mi sembrava che l'argomento, essendo un argomento privo di ogni interesse sostanziale, fosse meglio la sostanza di una presenza così. Ma enorme. No, che cosa vuole che le dica? Cioè, è evidente, allora, questo era il senso del ragionamento, che se fanno le primarie. Sì. E immaginiamo nel centro-sinistra è tutto chiaro, il centro-sinistra non si allarga, il centro-sinistra non ha alcuna possibilità di uscire dalla sua attuale condizione di vantaggio, come dire, numerico, ma inferiore al 51%, che è quel 45% oltre il quale non sembra poter andare, costituito da PD, SEL e IDV, i quali messi insieme arrivano a quella soglia che allo stato attuale è sufficiente a battere il 40%, forse meno, che il PDL e la Lega possono raggiungere. Rimane il terzo polo. Il terzo polo da solo non va da nessuna parte e quindi gli conviene, una volta accertato che Berlusconi non si ricandidi, entrare nella partita del centrodestra, un centro-centrodestra, e quindi farsi una battaglia bipolare con due candidati, uno dei tre che potrebbe essere o Di Pietro o Bersani o Vendola, preferibilmente Bersani nella logica democratica, ma non escluso che possa essere Vendola o perfino Di Pietro, il quale diventa il candidato del centrodestra, se è vero, centrosinistra, se è vero che De Magistris ha vinto a Napoli, nessuno può escludere che Di Pietro sia il candidato del centrosinistra. E questo è il pacchetto chiuso con buone possibilità di vittoria. Dall'altra parte, le primarie le fanno mettendo in campo diversi esponenti delle diverse coalizioni, in uno spirito in cui il PDL non è più egemone, la Lega manifesta la sua necessità di visibilità e quindi candidano Maroni, il centro-destra candida Alfano, il centro-destra, anzi il PDL candida Alfano, l'UDC, se non concludono come si medita di votare Presidente della Repubblica Casini, che quindi sta sopra le parti, candida Casini, il quale però se si candida alle primarie rischia di perdere. A questo punto, se sono tre, e sono questi tre, non si capisce perché non ci possono essere degli outsider. Ovviamente, non avranno forse grande fortuna se gli apparati di partito resistono, ma siccome gli apparati di partito in realtà ci sono soltanto per la Lega, la quale nel sud non prende neanche un voto, è evidente che due o tre candidati alle primarie, possono essere Formigoni, possono essere